Buongiorno, abbiamo il professor Pavani e volevo rivolgergli una domanda. Nei suoi anni di lavoro, ormai 15 anni di lavoro, come vede la comunità dei sordi? Qual è il suo punto di vista? Grazie. Io sono progressivamente in contatto con la comunità dei sordi e la vedo arricchirsi, soprattutto dare spazio alla curiosità di sapere, anche attraverso una serie di iniziative che sono appunto iniziative di formazione interna, ma anche iniziative di divulgazione, che si basano sui dati di qual è la situazione della sordità oggi. E quindi un'attenzione che non è solo rivolta, come dire, al benessere della comunità sorda già esistente, ma un'attenzione rivolta a quella che sarà la comunità sorda del futuro, che è una comunità che si sviluppa in un contesto in cui alcune delle variabili sono nuove, sono cambiate, sono molto importanti, per cui appunto un'attenzione a quello che è il ruolo della diagnosi precoce, o un'attenzione al ruolo delle nuove tecnologie per l'abilitazione dell'esperienza uditiva, in particolare gli impianti cocleari o le nuove protesi acustiche, e un'attenzione e una consapevolezza diversa rispetto a quale ruolo può portare la lingua dei segni in tutto questo. Questi aspetti io li sto osservando in generale nel contesto della sordità, ma noto come la comunità sorda sia sensibile a queste dinamiche e sia, come dire, sempre più rivolta alla comprensione dell'interazione fra questi nuovi fattori nel determinare in qualche modo qual è lo scenario della sordità futura. Ringrazio per la sua risposta molto importante, come lo riteniamo un contributo non solo per l'ente ma anche per tutte le persone, sia all'interno della comunità di sordi. Questo ci fa capire che dobbiamo lavorare come squadra, sia nell'informazione, nei suggerimenti, nelle competenze e in particolar modo rendere più felici i bambini sordi.